Qui il cittadino deve comprendere che questa sicurezza, che è stato presentato questo piano, c'è un appiattimento oramai totale per quanto riguarda l'ordine e la sicurezza pubblica. Cioè il problema non è, come si vuol far capire, contratti, assolutamente no, noi capiamo e ormai siamo convinti che questo paese comunque ha delle difficoltà economiche e noi come polizia vogliamo contribuire, non c'è ombra di dubbio, ma quello che vuol dire togliere di nuovo la benzina, togliere le macchine dal territorio significa lasciare il cittadino veramente in balia a se stesso. Italia e i poliziotti vanno assolutamente cancellati perché è un fatto minimale di equità e di onestà. Si continua a sbagliare, sulle intercettazioni si può raggiungere un'intesa, ma non si può accettare un disegno di legge che finisce per indebolire la lotta alla criminalità e per porre grandi questioni sulla libertà di stampa. Noi pensiamo che sicurezza e legalità vadano garantite non con la retorica, vadano garantite con un po' di fatti, naturalmente dentro un quadro di finanza pubblica che certamente è delicato, è difficile, però credo che il colpo di maglio che è arrivato con queste misure che si aggiungono ad altre nei mesi scorsi sia veramente eccessivo e anche ingiusto. E quindi noi in Parlamento abbiamo già presentato emendamenti, combatteremo perché su questo punto e su quello della scuola, fondamentalmente sicurezza e scuola per noi sono le priorità sulle quali intervenire in questa manovra e speriamo di portare a casa qualche risultato. Si sta picconando la legalità, cioè si sta picconando i presidi della legalità e si sta perdendo di vista un'esigenza di legalità e di sicurezza. La comune condizione dei cittadini davanti alla legge, insomma, io credo che questo sia un punto dirimente che viene sottovalutato dalla maggioranza centrodestra, perché andare avanti con questo piglio, come vediamo in queste ore, questo piglio aggressivo, in questo piglio che spinge sull'acceleratore su punti delicatissimi, le intercettazioni, il lodo Alfano e così via, compresa la manovra sulla sicurezza, sia una politica che non può essere compresa dall'opinione pubblica. E noi faremo in modo che l'opinione pubblica dia una risposta forte. Noi oggi qua siamo perché c'è in discussione la conversione in legge della manovra economica che taglia come una mannaia i fondi per il funzionamento delle forze di polizia e quindi mette a rischio la sicurezza dei cittadini e del paese, insieme alla contestazione del disegno di legge sulle intercettazioni che si unisce alla mancanza di fondi anche la sottrazione di strumenti indispensabili a fare la lotta alla criminalità. In sostanza, emerge una volontà pervicace da parte del governo di voler frenare, se non addirittura arrestare, l'azione delle forze di polizia contro il crimine.